Buonasera amici di Minervino Live, è con piacere che vado a presentarvi Stefania Cannone, la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Grazie. Stefania, ti do del tuo in quanto siamo coetanee e anche per avvalorare la tesi sui giovani minervinesi che sono attivi a livello politico. Parto subito con la prima domanda. Il Movimento 5 Stelle è di recente fattura, soprattutto nel nostro paese. In quello che noi consideriamo piccolo borgo, quali sono i cambiamenti che intendi effettuare in base ovviamente alla tua esperienza e alla tua età? Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto premetto che ho deciso di scendere in campo perché sono stanca di vedere il mio paese ridursi in questo stato di declino. Sono stanca di vedere giovani che vanno via per mancanza di opportunità. Ciò che vorrei cambiare è il modo di fare politica, che sia totalmente diversa da quella che abbiamo avuto negli ultimi decenni. Dobbiamo pensare al bene comune. Bisogna capire che chi amministra deve agire nell'interesse di tutti e non nell'interesse di pochi. È un primo mezzo a disposizione dei cittadini, è quello della trasparenza. È un mezzo che consente di poter avere accesso al patrimonio informativo dell'ente, di modo che tutti i cittadini possano verificare l'operato di chi amministra. Solamente in questo senso trasparenza diventa sinonimo di onestà. Grazie Stefania. Quindi il Movimento 5 Stelle è il partito con il maggior numero di candidati sotto la soglia dei 40 anni. Questo per voi è un motivo di rivincita o c'è un po' di timore nei confronti della buona riuscita di questa iniziativa? Allora, timore assolutamente no. Per me è decisamente una bella rivincita. Quest'anno sono tanti giovani presenti anche nelle altre liste, ma con una netta differenza. Da noi i giovani sono liberi, possono decidere, hanno le mani libere. Mentre negli altri partiti i giovani devono sottostare alla volontà dei cosiddetti esperti politici. Da noi vale il principio uno vale uno. Uno vale uno significa partecipazione e democrazia. Significa che ciascuno di noi può dire la sua. C'è spazio per la partecipazione di tutti. Noi appunto siamo una squadra che cresce ogni giorno di più e ha tutti i requisiti per poter amministrare nell'interesse esclusivo di tutti i cittadini. Beppe Grillo quindi è il vostro mentore, nasce come comico e si evolve alle fattezze di politico. Ovviamente ha avuto un ascendente molto forte a livello italiano per la popolazione. Cosa ritieni sia condivisibile del suo pensiero e cosa invece vi contraddistingue dalle sue ideologie molto enfatizzate? Allora, Beppe Grillo è vero, ha costruito la sua politica sulla satira. I suoi spettacoli hanno messo in evidenza la triste realtà dei fatti. Basti pensare che è stato cacciato dalla RAI perché disse che i politici rubavano, quando questo era ancora un tabù. Il Movimento 5 Stelle, è vero, nasce dalla protesta, perché dalla protesta di singoli cittadini che sono stanchi di subire azioni politiche che non rispettano i cittadini. Però è anche vero che il Movimento 5 Stelle vuole reprimere questa rabbia attraverso la realizzazione di un progetto alternativo basato su un valore che spetterà a voi cittadini voler riconoscere, quale quello dell'onestà. All'interno del Movimento 5 Stelle si perseguono solo interessi della collettività, non si perseguono interessi personali. Quindi chi non è d'accordo può andare benissimo altrove. Io condivido appieno le idee di Beppe Grillo, perché lui si batte per iniziative, idee che sono oggettivamente positive, quali la lotta alla corruzione, la difesa ambientale, l'acqua pubblica, la trasparenza, che è una linea di condotta comune per tutti gli eletti del Movimento 5 Stelle. Da non dimenticare anche il cofondatore del Movimento 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, che purtroppo è venuto a mancare. Io non ho avuto l'onore di conoscerlo, però mi è rimasto impresso l'urlo d'onestà nel giorno del suo funerale. E io oggi sono orgogliosa di poter far parte del Movimento 5 Stelle, un movimento composto da liberi cittadini, da persone che si impegnano attivamente per migliorare il nostro paese. E concludo dicendo che noi non molleremo. Grazie mille Stefania, grazie, è stato un piacere. Grazie. Amici di Minervino Live è tutto, arrivederci.